Guarda, io sono dispiaciutissimo per i ragazzi perché comunque hanno fatto una partita enorme, purtroppo c'è stato questo episodio che comunque non è discutibile, come avete detto giustamente voi, però da quello che mi è stato spiegato non ci sono gli elementi o quantomeno la telecamera detta a poter decretare un gol non gol era coperta dal portiere, quindi le altre telecamere non potevano essere utilizzate per poi decretare il gol non gol, quindi non. Pazienza, lascio poi a chi di dovere, io mi interessa quello che è stato il percorso e quello che è stata la partita. Venire a Trieste in una cornice di pubblico eccezionale come è stata e portare sul campo una prestazione che hanno portato i ragazzi, secondo me, non è banale. Non è banale, anzi, la definirei comunque qualcosa di straordinario. Quindi il rammarico e il mio grande dispiacere per questi ragazzi, li ho visti affranti, ma non devono essere. Affranti devono smaltire la delusione, e questo fa parte del calcio, quindi sicuramente per loro avremo per tutti altre occasioni per poterci riprovare. Mister, immagino che sia difficile, insomma, però siamo arrivati alla fine di una stagione eccezionale, senza dubbio. Sì, riesci comunque a fare un bilancio di ciò che è stato e, insomma, tornando indietro a ritroso rispetto all'inizio della stagione, quanto ha fatto la tua Giana, insomma. Sì, posso utilizzare, guarda, abbiamo fatto delle parole chiave secondo me nel valutare un po' questa stagione. Sicuramente abbiamo fatto un percorso a degli obiettivi e si è stati bravi secondo me a mantenere la retta via sempre e si è stati bravi a riproporci con obiettivi anche più ambiziosi. Dopo la salvezza il gruppo è ulteriormente andato avanti a ricercare un obiettivo che poi è stato i playoff, dopo i playoff il passaggio del primo turno e venire poi finalmente a giocarci una partita in un grande stadio contro una grandissima squadra. Un'altra parola chiave, comunque l'ho detto a più riprese, è la crescita. Quindi sono davvero entusiasta per quello che hanno fatto questi ragazzi, per il percorso che hanno fatto e quello che poi è stata la partenza ed è quello che poi è stato l'arrivo. Quindi questo secondo me è notevole, queste sono le due parole che ritengo più importanti per classificare la nostra stagione.